Grazie Presidente. Allora, do il benvenuto all'assessore in questa aula che diciamo, è stato abbastanza diciamo, accolto con un senso di criticità che invece non merita, perché è appena arrivato, invece dobbiamo accoglierlo pure per diciamo, la sua, diciamo, il suo coraggio di venire qui a dire giustamente, anzi è stato onesto intellettualmente a dire sono appena arrivato, date, cioè, devo capire, insomma, giustamente. Allora, questo documento, come diceva il Presidente Marco Terranova, è passato in Commissione Bilancio e con la ragioniera abbiamo cercato di capire l'iter di come è stato costruito. E questo iter, in pratica, è abbastanza, diciamo, non c'ha delle regole scritte di come devono essere esposte le relazioni dei vari uffici, dei vari dipartimenti, è stato lasciato molto libero a ciascun dipartimento di mettere per missioni e programmi diciamo, tutte le varie attività che hanno svolto. Ora, io ho letto i vari documenti, in alcuni dipartimenti c'è stato un approfondimento, in altri un po' meno. Quindi diciamo che anche cercare di armonizzare, omogenizzare non sarebbe male. Quindi questo è un suggerimento che do per il prossimo, diciamo, per il prossimo documento che verrà pianificato in futuro. E invece io volevo suggerire ai consiglieri presenti, soprattutto alle opposizioni, questo documento è fondamentale pure per tutti voi, perché ci sono tutta una serie di atti diciamo in corso di lavorazione, molti regolamenti che stanno lavorando gli uffici, molte proposte, molte attività, molti progetti, ma veramente un lavoro enorme. Io li ho letti, in alcuni dipartimenti ci sta tantissimo, cioè dei lavori molto interessanti. Ad esempio sui rifiuti ho visto, cioè, un mondo, cioè veramente tanto lavoro. Allora, invece di stare qui in aula a parlare del nulla, cerchiamo di andare nel concreto, entrare nel merito dei temi e incominciare a dire ok, stiamo lavorando su questo regolamento, vogliamo partecipare, fateci capire, fateci... Cioè, non si può fare opposizione così, ragazzi, mi dispiace, io non l'accetto. O si entra nel merito di questo documento e mi venite a dire qui dentro che c'è qualcosa che non va nel documento, oppure sono soltanto parole buttate così al vento, perché invece è un documento che ci può dare una visione di quello che sta succedendo nel Comune di Roma, nei vari dipartimenti, negli uffici territoriali, negli uffici di staff. Io ad esempio ho visto i fondi europei, ci stanno dei progetti lì, ad esempio, va monitorato, magari non esaustivo, andiamo a vedere, andiamo a lavorare insieme, ci avete dei suggerimenti da dare? Beh, vengano, accogliamo tutto e tutti, però cerchiamo di crescere insieme, cioè dobbiamo essere costruttivi come al solito. Io mi auguro che questo documento venga letto da tutti, anche dai nostri presidenti, proprio da tutti, perché ci sono veramente informazioni interessantissime e spero che anche i cittadini, quando diventerà poi delibera, verrà pubblicato, spero che i cittadini si rendano conto di quello che c'è all'interno di questo documento, perché è un documento, è vero, di 270 pagine, ma c'è sta scritto tutta l'attività di Roma, cioè tutta l'attività che i dipartimenti stanno portando avanti, con grossi sacrifici e criticità che sappiamo tutti. Quindi io invece mi auguro che questo documento sia il punto di partenza per dire qua state toppando, perché accettiamo critiche come sempre, e qua state andando bene, però dobbiamo lavorare così, non che facciamo le critiche all'assessore che poi è appena arrivato e giustamente dice io datemi il tempo. Quindi mi auguro che questo sia anzi un documento propulsivo per attività fatte insieme. Grazie.